Sono trascorsi più di 10 giorni da quando la sonda G1 della NASA è entrata nell'orbita di Giove. La sonda ha quindi iniziato a mandare le prime immagini. Le immagini dalla JunoCam che state vedendo ci dicono che la navicella è sopravvissuta al primo passaggio attraverso le forti radiazioni gioviane, senza alcun danno, e che è pronta a incontrare il pianeta gigante. Ora non vediamo l'ora di dare una prima occhiata ai poli di Giove. Intanto la JunoCam è una fotocamera a colori che opera nello spettro della luce visibile. È stata progettata per ottenere immagini dei poli e delle nuvole di Giove. La sua funzione è quella di fornire un quadro visivo di supporto ai dati raccolti dagli altri e principali sensori di Juno. Approfitto di queste immagini per sottolineare che le foto che arrivano dalle sonde delle varie agenzie spaziali mondiali hanno lo scopo principale di mantenere alto l'interesse pubblico per la missione, ma non hanno una funzione scientifica specifica. L'immagine che vedete è stata scattata il 10 luglio, quando la sonda era a circa 4 milioni di chilometri da Giove. La foto, oltre a testimoniare che la missione va secondo i piani, mostra alcune caratteristiche del pianeta, come l'arcinota grande macchia rossa, che sarebbe una tempesta ciclonica a sud dell'equatore. Inoltre sono visibili 3 delle 4 lune galileane, Io, Europa e Ganimede, mentre Callisto è rimasto fuori da questa foto di gruppo. La JunoCam continuerà a scattare immagini nel corso del viaggio di questa prima orbita. Le prime foto ad alta risoluzione del pianeta saranno scattate il 27 agosto, quando Juno farà il suo primo passaggio ravvicinato su Giove. Lo scopo principale della missione non è quello di mandare delle cartoline da Giove, ma è quello di studiare e tentare di capire l'origine e l'evoluzione di Giove. Oltre a verificare l'esistenza di un nucleo solido, la mappatura dell'intenso campo magnetico, la misurazione della quantità di acqua ed ammoniaca nell'atmosfera e quindi l'osservazione ravvicinata delle intense aurore del pianeta gigante. Durante la sua missione, la sonda Juno girerà attorno a Giove per 37 volte, a circa 4.000 km dalla superficie, quindi una distanza molto ravvicinata. I passaggi della sonda permetteranno dunque di scrutare attraverso la spessa coltre di nuvole che ricopre il pianeta. Al termine della missione, a febbraio del 2018, Juno inizierà una manovra che durerà oltre 5 giorni e si concluderà con lo schianto della sonda su Giove. Ci aspetta dunque un'estate ricca di immagini spettacolari provenienti dal sistema gioviano. Rimanete sintonizzati su questo canale, vedremo insieme sicuramente immagini al limite dell'incredibile. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.